Amici, benvenuti, bentrovati. Grazie. Io sono Marco Liorni, benvenuti a tutti voi a questa che è una grande festa, perché insomma sono i 10 anni, non è mica un'edizione qualsiasi di questo festival per voci nuove che si chiama 50 anni e dintorni. Sembra una contraddizione, voci nuove, 50 anni e dintorni, ma insomma, anzitutto quando uno canta si sente sempre un animo nuovo. E poi qui c'è sia la categoria senior sia la categoria giovani. Quindi è aperto a tutti questo festival, sarà una grande serata, staremo bene insieme, perché insieme canteranno loro, sì, ma potrete cantare anche voi. Il cuore e il lavoro di questo festival, l'anima, la titolare dell'agenzia che lo organizza, la facciamo venire qui veloce anche se lei è un po' restia, per un saluto rapidissimo, Mariangela Arcangeli. Allora, bravo, so grazie. Che volevi fare un saluto subito. Sì, un saluto veloce, ringrazio te di essere qui, ringrazio tutta la bellissima giuria e questo bellissimo pubblico. Quando vediamo queste cose ci passa anche, ci viene la forza, la stanchezza, grazie. È un brano suo, scritto da lei, giusto? Volo via, Chiara Lisi. Tutto
Grazie. Cuori disegnati sulle cortecce degli alberi, dentro a questo bosco, chi li avrà scolpiti, chi li avrà dipinti? Ci sono dei ricordi che non si cancellano affatto. Vicoli nascosti da erbe cresciute e le madri non ci passano. Grazie mille. Duo Laila, dobbiamo dire che loro si scrivono le canzoni, curano anche la coreografia e stasera ci fanno ascoltare Meglio Così. Meglio Così, Laila! Fortissimo. Grazie. Il tuo dolore, ma va bene così.
essere torto. E ti condanni, ti vergogni e poi sai che hai tanto da imparare. E sei qui per cominciare. Lo sai, il mondo niente mai toglierà la voglia di lasciarsi andare e poi tornare. A quelle storie che non vuoi, se sono quelle che vorrai, ancora me sorriderai. Poi scivoli nella tua ipocrisia, non lamentarti se ti perdi nel passato, tutto ciò che sei, con quello che sarai, è ancora immerso in te la tua linfa vitale. Quando poi passa l'armonia, il nero si diffonde in te, è la tua anima che piange, che si fa mille domande, ma quando il sole apparirà leggero, tornerà più forte la follia, distruggerà il tempo delle lacrime e sarà meglio così. Lo sai, il mondo niente mai tornerà la voglia di lasciarsi andare e poi tornare a quelle storie che non vuoi, se sono quelle che vorrai, ancora me sorriderai, capirai. Capita, fai di testa tua, ma sai che hai tanto da imparare, allora sulle mani che se poi scivoli. Ma non importa, perché va bene così. Sai, amore, niente mai tornerà, si toglierà la voglia di lasciarsi andare, poi davvero il mondo niente mai si tornerà di lasciarsi andare poi tornare a quelle storie che non vuoi, sono quelle che vorrai, ancora me sorriderai, capirai. Veronica Ventavoli in L'immaginario. Grazie. Grazie mille a te. Tutto come un anno fa, adesso che non sei più qua, ricordo solo un giorno ormai, la prima volta fra di noi. Ma adesso sono come te, distante e fragile, non scorderò le mani. Nei tuoi occhi c'ero io, che ti amavo a modo mio. 7:30 l'autobus, il traffico d'inverno e tu ti addormentavi su. Chi c'eri tu, riflesso che oggi non c'è più. Avevo tutto intorno a me, poi scendo.
cantato con tutto il loro cuore, l'hanno cantato con tutto il cuore, vero? Hanno cantato con tutto il cuore. Che dici, Rita? Vuoi rispondere con il tuo cuore? Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. Per te pace. Allora, vivo e volo via dalla voce di Claudia. Quelle volte che sei stato qui con me, avrei voluto dirti che non è stata colpa mia questa stupida follia di voler provare a vivere. Faccio le valigie, vado via, io non ne voglio più sapere. Ti prego, cerca di capire, è una storia che finisce, un'emozione che svinisce. E a me fa tanto male, ma non vorrei scappare da te. Ma io vivo e volo via, vivo e volo via. Non è stata colpa tua, forse è colpa mia. Ma io vivo solo per me. Non chiedo amore e poesia, perché volo via. Questa vita è solo mia, vivo e così sia. Ed io
FKK, sezione senior, da Trieste, Marcello Corso. Qui non è il Brasile, né India, né Australia, né la California o la nera Africa. Lontana è l'Irlanda, Cuba e l'Indonesia. Qui siamo in Italia, nella Venezia Giulia. Niente di industriale qui, come Dio ci ha fatto ci vuole. Qui è tutto un paradiso, il rumore è un sorriso. Costa zona protetta, che non ha età, senza età. Silenzio non ha prezzo, non ha un costo neanche il posto. Siamo un po' fuori legge, naturisti per il sole e le stelle. Qui non è il Brasile, né India, né Australia, né la California o la nera Africa. Lontana è l'Irlanda, Cuba e l'Indonesia. Qui siamo in Italia, nella Venezia Giulia, Giulia, nudo, nuda, Giulia, Giulia, nudo, è nuda. Barbari, 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 barbari. Animali, siamo tutti quanti uguali, così nudi siamo strani, tutte e quattro le stagioni, siamo nudi irregolari, giorni di suoi giorni pari, tutti i mesi giù di costa, perché il nudo è bello e basta. Qui non è il Brasile, né India, né Australia, né la California o la nera Africa. Lontana è l'Irlanda, Cuba e Indonesia, qui siamo in Italia, nella Venezia Giulia, Giulia, nudo, nuda, Giulia, Giulia, nudo, è nuda. Grazie, ciao Montecatini. Loro interpreteranno un brano estratto, e qui da loro CD, che naturalmente trovate in tutti i negozi di dischi, un brano che si chiama Dimmi Amore. Forse con il nome vi aiuto a riconoscerle. Signore e signori, prova, sono prova. Le belle, ma belle! Sì, prova, prova. Cerca di cantar.
Mamma sempre diceva: stupido è chi lo stupido fa. Ai, oh, ai, Forrest Gump al cinema in una notte di luna piena. Uè, dai, passami lo scotch, dobbiamo finire di confezionare tutta questa roba se vogliamo tornare a casa, ok? Ok. Ma, beh, hai sentito? Sì, ho sentito anche io, ma fai finta di niente, continua a impacchettare. In balla coi lupi, al cinema. Una storia vera, il caso umano che ha commosso l'Italia. O nella mia vita le ho avuto tante fidanzate, tante donne, l'era così bello. Ma la mia ultima donna, l'era una donna frigida. L'era una donna così fredda. L'era glaciale, al cinema. Ci vediamo presto, al cinema. Lo lasciamo tutto per voi. Oh, mi porti un attimo la seggiola, perché io vi voglio fare tre cose seduto. Io lo lascio qui con voi, signori. Buonasera. Giorgio Ariani. Oh, grazie, grazie. Allora mi metto quindi in mezzo, perché già e fiori. Oh. Allora, la figliola di Berlusconi. Babbo, che mi spieghi l'amore? Bella domanda, brava. Consentimi di dirti. L'amore è un meraviglioso ragazzo che ti porta fuori a cena con una stupenda Ferrari. E in ricordo della serata in un ristorante a 5 stelle ti regala un meraviglioso diamante. Oh babbo, una mia amica a scuola la mi ha detto che l'amore le guardassi negli occhi. Quello l'hanno inventato i comunisti per scopare gratis. Tu vedrai, ragazzi, io poi come fo? E dice, guarda, mi raccomando Giorgio, siccome ne premiamo tantissime, allora tu il tempo d'un disco. A miei tempi c'era 33 giri, duravano 25 minuti. E che devo fare? No, per esempio, però mi sono fatto, perché sinceramente c'hanno poco tempo. E devo dire, anche emozionandomi, che io la mia carriera l'ho cominciata quando c'erano dei personaggi nazionali, Carla Boni, Gino Latilla, Nilla Pizzi, Giorgio Onsoli, Nina Reciso Parigi. E mi hanno detto 50 anni e dintorni. Ho detto ci voleva un pulcino per portarvi bene stasera, perché io con loro mi sono sentito un ragazzino. È giusto. Che poi 50 anni sono belle diventato nonna anch'io, sì, che tu vedrai. Allora basta, perché. Ma però la cosa bella, lo sa Lele, che finché c'è questo tipo di vita è troppo bello. È vero o no? Io vorrei che queste manifestazioni, Mariangela, tu le facessi più spesso, però vi devo far ridere, se no che fo? Allora c'è quest'anziano, lei entra dai barbiere, stanco, sai, dice, capelli? Dice, no, non mi faccia solo la barba, perché solo la barba, via, vo' a cena di sera, via. Che questo comincia? Signore? Signore? Scusi, gli avevo un saponato alla guancia e la si è addormentato proprio sulla guancia insaponata. Ah, mi scusi, sa, ma mi sono svegliato presto. Non c'è di che, non c'è di che. Signore? Anche quest'altra guancia le andà sull'asciugamano. Ah, mi scusi, sa, ma. E poi ho lavorato tutto il giorno. Va bene, allora metti il capo così, così gli metto a posto anche il collo, glielo insapono per bene, la bazza. Fammi i capelli. Bellina, vero? Allora, è quella, perché poi noi fiorentini siamo maledetti veri, un po' tutti noi toscani, sai, di bambini, dice, mamma, c'è l'ufficiale giudiziario, dagli una seggiola, le vuole tutte.
vedrai. E c'è questo contadino che viene a Firenze a fare il mercato da un paese in campagna e porta, approfittando di un passaggio di un altro mio contadino, sui camioncino 12 paperi bellissimi. Li vende tutti e gli rimane l'ultimo. Porca miseria, e va dall'amico e gli dice: guarda, se ritorna al paese, io vendo il papero, quello più bello mi è rimasto a me. E vuol dire che stasera lo sai che fa, e piglio l'autobus e ritorno a casa con l'autobus. Va bene, piglio la corriera. Questo cerca di vendere il papero e non lo vende, è lo più bello. Dice: porca miseria, io lo riporto a casa e che lo lascio a Firenze. E va a vedere l'orario del pullman. 3 ore e mezzo da aspettare il pullman. E che fa con il papero 3 ore e mezzo a Firenze? Si porta alla piazza al cinema. E vuoi cinema? Poi pensa, sì, e vuoi cinema, però coi papero mi fanno entrare. Contadino, scarpe grosse, cervello fino, apre pantaloni, butta dentro il papero, richiude pantaloni, mi dà un biglietto di platea, lei entra dentro la platea, si mette comodo, dopo fa, porca miseria, il papero deve respirare. Che si sbottona e tira fuori il capino di papero, perché... se no soffo, capito? Accanto marito e moglie stanno guardando il film e la moglie la gli fa: Mario, 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 Maria, e che hai fatto? Oh Mario, e c'è una accanto a me, la tirò fuori un uccello strano, ma strano. Maria, fa l'indifferente, e deve essere un maniaco, fa l'indifferente. E fa l'indifferente, ma hai mangiato tutte le noccioline. Occasione per
se mi lascerà mai. Pelle, dicevo, e pellicce con Gigos, Pellicerie, Amasotti, Pistoia. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. My friend so quietly, who he think he is? Look at what you did to me. Titty shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love and do it, no one else can. Come and look at some crazy right now. C'è stasera una ciliegina sulla torta, un qualcosa di magico, di importante. Non potevamo iniziare la serata senza una madrina d'eccezione, una madrina che devo dire è stata Miss Italia 2002. Abbiamo l'onore ed il piacere di averla come madrina di questa manifestazione per questa 8ª edizione. Signori e signori, è con vero piacere che vado incontro ad Eleonora Pedron. Eleonora, buonasera. Eleonora Pedron che ci ha regalato, devo dire, la sua magica presenza questa sera qui con noi per questa edizione dell'ottava edizione del Festival 50 anni dintorni. 50 anni dintorni che poi è diventato, ripeto, un concorso aperto soprattutto poi ai giovani cantanti. Eleonora, tu sei ovviamente per noi il simbolo della bellezza, della simpatia, perché oltre ad averti ammirato nel 2002, quando sei stata Miss Italia 2002, è stata, immagino, un'emozione grandissima. Però che cosa si prova, devo dire, a vincere una Miss Italia? Quanto cambia la vita di Miss Italia, di una ragazza come Eleonora Pedron, dopo la vittoria di Miss Italia 2002? Ma innanzitutto buonasera a tutti. Cambia, hai ragione, cambia tantissimo, perché da una vita normale, da una vita semplice, si sente il grande passo ad un'altra realtà, che è stato poi rappresentato appunto dal concorso di Miss Italia. Bene, senti, io ti ringrazio. Vuoi fare, come si suol dire, un discorso di apertura per questi ragazzi, un in bocca al lupo da Eleonora Pedron? Ma sicuramente un in bocca al lupo particolare a tutti loro. Credo che le parole della canzone che ha presentato poi la sigla siano particolarmente importanti. Io mi ricordo due frasi
mi sono rimaste impresse. Ce la puoi fare, anche tu ce la puoi fare, l'esperienza sì, potrà farti capire la realtà, ed è poi quello che è, perché se non si prova a fare ciò che in realtà è il proprio sogno, a poterlo realizzare, alla fine come si fa a capire se è veramente il tuo sogno o non lo è? Eleonora, io ti ringrazio, un bacio grande. Ci vediamo più tardi, grazie. Eleonora Pedron!
emozionati? Direi parecchio. E allora facciamo sentire la bella canzone che avete scritto, il titolo è? Respiro. Respiro, Valentina e Marco. Sanremo cosa ci fa? Gino, Carla, aspetta. Giorgio, Gino, Carla, Giorgio. Una sorpresa così? Dobbiamo mica dire tutto. No, è mica obbligatorio, avvicinatevi no. Pure perché il pubblico vi vuole... Sì. Sì, io vado dietro e vi ascolto. La vita è bella e la devi godere, se non hai nulla non hai pure pensiero. Di luna si può sempre sognare, se ti manca l'amore c'è un raggio di sole, fa tutto sparare.
cos'è l'amore. Ciumbalabè, io sono il grande Ciumbalabè, il folle cavaliere che per la steppa va, veloce come il vento, nessun mi fermerà. Sono Ciumbalabè. E lui viene da Como, canta Cleptomania, signore e signori, Maode. Avere qui alla 10ª edizione del Festival Voci Nuove
50 anni di intorno di Monte Catini Terme, Massimo Di Cataldo. Grazie. Rientriamo nel clima brillante della musica con una cantante rumena che è in uscita in tutta Europa con il brano Așai Lunea Rea. Siccome io sono il rumeno, giustamente, vi dico che vuol dire così è la gente. Lei è Luisa. Așa-i lumea,
faccio fatta buona, lumea sera sbuna, lume, lume vea. Când ne dai e spun că nu piatră în drum și te dușmănesc, tu nu-i lasă moară, îți fac viața mare, de rău te vorbesc. La nevoie și la rău, dar și la bine, doar al tău te ajută și
Cantoni, My Way. My Way, Sara Cantini. Along the byway and more.